Salve a tutti, ben ritrovati amici di Triskel e Pixel. Sono il vostro imbucato e ora stiamo andando a trovare un modo per andare a Jotunheim. Se Nel stai regno pensando di Trondia. scaraventarci nel vuoto, spero che tu ne sia sicuro. Non era un'idea tua trovare la propria strada? Ridicolo. Ok, ragazzi, lo volevo fare dall'inizio. Saltiamo. Qui è dove Tyr andò oltre e la pietra dell'unità lo protesse. Pronto? Pronto. Beh, se è la nostra ora, è stato un onore. Abbi fede, testa. Ma è incredibile! Pensavo ci sarebbe stato un ponte! Perché ho la nausea se non ho lo stomaco? È stato strepitoso. Guarda. La torre. Sapevo che c'era qualcosa qua giù. Magnifico. Come nascondi una cosa che esiste in tutti i regni? La scagli via nello spazio tra i regni. Tyr, vecchia volpe. Dall'altra parte c'è Jotunheim. Ma no, non si passa per Vanheim per arrivare alla vetta di Midgard. Ma come lo usiamo? Direi di dare un'occhiata dentro. Ma attenzione, le sfide di Tyr non sono mai facili come sembrano. L'avevo notato. No, sono così semplici invece. Comunque, ragazzi, finalmente l'abbiamo ritrovata. La torre di Jotunheim. E ora apriamo. Non c'è molto dentro. Il piedistallo. Oh no, ha preso la pietra. La torre assorbe l'energia della pietra. Sta succedendo qualcosa. Si muove. Si muove. Sa cosa fare. La pietra è servita al suo scopo. Stiamo compiendo l'incantesimo di Tyr. Ora che succede? Non ne ho idea, ma dopo quel volo sono certo che il peggio sia passato. No, no, questo è decisamente peggio. Che è finita. Ora dove siamo? Oh, direi al fai. Cambio! Sì.
Ho paura a saperlo. No, siamo di nuovo a El. Oh cielo, arrivano. Andiamo. Lo butta a terra. Ma dove siamo? Scopriamolo. Siamo di nuovo a Midgard. Il ponte. Ce l'abbiamo fatta. La torre è di nuovo al suo posto. La sala del viaggio di Tyr ci porterà a Jotunheim. Come l'ha fatto Tyr? Odino sospettava che i giganti custodissero in segreto i resti dell'essenza creativa primordiale degli Jotnar. Ciò di cui sono fatti tutti i regni e da cui è stata creata la pietra dell'unità. Dovevano essere disperati se si erano fidati di un estraneo come Tyr. E guarda, finalmente possiamo accendere i braccieri e vedere cosa accade. Va bene, l'ultimo. Gondul. Ci sarebbe tornato utile contro la regina delle Valchirie. Ah. Però, visto ragazzi, siamo fighi, eh? Abbiamo riportato anche una torre rinchiusa nel regno tra i regni, porco cane. Adesso mi farò con calma una bella passeggiata fino al tempio. E noi ci rivedremo nel prossimo episodio, che penso sarà l'ultimo anche, finalmente. Ok dai ragazzi, allora io vi saluto qui e ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao.